Un'immersione dal pedale da cui non è stato più richiamato. Un giovane uomo 20 anni è disperso nel lago Bolsena, dove le squadre di salvataggio hanno lavorato dal pomeriggio metà agosto per rintracciarlo. Per aiutare anche la ricerca, i subacquei dei pompieri di Roma sono arrivati sul posto. Dopo le ricerche infruttuose di ieri, subacquei, i vigili del fuoco e carabinieri hanno ripreso le operazioni questa mattina. Hanno respinto il lago. Il corpo è stato identificato intorno alle 10, grazie all'aiuto del drone e poi recuperati dai subacquei dei pompieri. Il ragazzo, di origine africana, era a Capodimonte con la sua famiglia per agosto. On con altri coetanei, avevano noleggiato un pedalò per un bagno nel lago. I giovani che erano con lui hanno immediatamente cercato di cercarlo, ma da lì non erano più tracce della scomparsa. Hanno avvisato la polizia e scatenato l'allarme. Alle notizie, la madre del giovane ha avuto un fallimento. Nel frattempo ieri ha imparato la notizia, il comune di Capodimonte ha sospeso il display dei fuochi d'artificio fornito a metà agosto.